Buonasera signore e signori, sono Ash88, benvenuti nella seconda parte di Pokémon Ash Gray. Quest'oggi, togliamo il mouse da davanti che mi dava noia, continuiamo e... ok, grazie, ciao. Andiamo a cliccare su Pikachu che era salito sull'albero dopo che non voleva combattere con il nostro con il Pidgey che volevamo catturare. Vedete, Pikachu è arrabbiato e però appare uno Spearow selvatico che ci attacca. Se vi ricordavate è così anche nel fumetto e nell'anime che è stato praticamente portato su Italia 1. Ho visto che vi è molto piaciuta, allora io volevo fare però che... no, come si faceva? Volevo spostare questa di qua, boh, non lo so. Comunque sia, usiamo Tuono Shock su Spearow, che è ovviamente super efficace. Ok, dai, di nuovo Pikachu. Ah, ok, Pikachu non vuole combattere, ok. Come in realtà, come era veramente il... Nel manga, Pikachu continua a non attaccare. Dai, si è addormentato. Ma non può. Dai, ma cos'è? Vi giuro, è la prima volta che mi succede. No, si farà sconfiggere così. Ma non posso farci niente io. Oh, finalmente, meno male. Grazie a Dio. Allora, Spearow vi viene mandato KO. Pikachu riceve 41 punti esperienza. E lo Spearow è furioso e sconfitto, ma chiama altri Spearow a sé per combatterci. Eccolo qua. Adesso vedete che Ash ha preso in mano Pikachu e bisogna scappare. Per scappare dobbiamo andare da questa parte qua. Ecco qua, salire e andare immediatamente a destra. Allora, feeling dry, have a swim, route 1. Allora, qui possiamo anche nuotare. Mi sono guardato un po' avanti, un po' nelle parti. Sì, almeno di quel ragazzo giocavo, se no non ci capivo niente. Praticamente basta premere Z, cioè A. Qui nuotiamo e Ash con la corrente viene portato praticamente direttamente da Misty. Hey kid, I'm trying to fish. Cioè, ehi ragazzo, sto cercando di pescare. Questo Pokémon è ferito, dovresti andare, dovresti portare tuo Pikachu in un centro Pokémon, il più vicino è a Viridian City. Ok, Ash ruberà la bicicletta e ovviamente, come era nel fumetto, inizierà a piovere. Questo è proprio quello che succede. Però Pikachu viene attaccato di nuovo dagli Spearow, ma Pikachu praticamente, dopo essere salvato da Ash che iniziano a beccarlo a tutto fuoco, lui cosa fa? Esce dalla Pokéball e utilizza tipo Tuono Shock, ma secondo me è tipo un tuono, un fulmine. E Ash sviene, la bicicletta viene bruciata, vedete passare che si vede che passa, che Ash. Tra l'altro, se andate a vedere, e Lugia saranno soltanto nella seconda generazione, quella che verrà dopo di argento e oro e cristallo. Su rosso, giallo, non ci doveva essere praticamente. Ok, proseguiamo quindi. Oh, finalmente siamo arrivati a Viridian City. C'è un agente, l'agente Jenny. Ehi tu, dove credi di andare con quel Pokémon? No, il tuo Pokémon è tipo stato distrutto. E vieni, ti accompagno direttamente al Pokémon Center. Vedete, anche le cittadine sono leggermente differenti. Anche il Pokémon Center è molto differente rispetto a quelli a cui eravamo abituati a vedere. Comunque sia, entriamo velocemente. Now ok, Misty è arrivata. Ok, praticamente ovviamente noi l'abbiamo distrutta. E Ash non credo che mai gliela ripaghi. Mi pare, se non erro, che alla fine di la terza o la quarta generazione, quando Misty se ne va dal gruppo, Ash gli regala la bicicletta. Un Ekans, un Koffing, ma cos'è? Don't be frightened, little boy. Allow us to introduce ourselves. Sani, non riesco nemmeno a parlare. No, il Team Rocket. Jesse, James e Meo. Ovviamente quindi uniremo tutti i popoli nella nostra nazione, denunceremo il male, la verità e l'amore, estenderemo il nostro potere fino alle stelle. Io sono Jesse, io sono James, Team Rocket è pronta a volare alla velocità della luce, arrendetevi o preparate la sconfitta. Cioè, è proprio veramente spettacolare quell'introduzione, ricordarsela tutta non è facile. Comunque sia, iniziamo la lotta contro Jesse e James, che utilizzeranno sia un Ekans che un Koffing.
You're going to stop this. Ok, perfetto. No, non è la nostra prima battaglia. Ovviamente l'infermiera Joe ci dice qualcosa. E l'intimidazione di Ekans ci fa abbassare l'attacco di Pikachu. Ma ovviamente Pikachu è un Pokémon che basa praticamente tutti i suoi attacchi sugli attacchi speciali. Tranne che quello di Ash, che poteva usare anche quello d'acciaio e Locomovolt, che sono attacchi fisici, sia acciaio che elettrico. Impara colpo coda, che tra l'altro sul manga e sull'anime fa danno, cioè veramente è una cosa assurda. Utilizziamo di nuovo tuono shock, stavolta su Koffing. Usa poison gas e Pikachu viene avvelenato, ma strano, non sembra nemmeno avvelenato, cioè non dà cosino che è avvelenato. Ah ok, non dà segni che sei avvelenato, comunque sia. Sconfiggia. Ah, ecco, adesso ce li dà, mi sa che era il frame saltato. Sarà a livello 7, tra l'altro, Pikachu, bene. Abbiamo sconfitto i Coconers dei Team Rocket. E se ne andranno a velocità della luce. Oh, you did it, if you win. Ok, grazie, non mi interessa. Ok. Pikachu usa tuono shock e il Team Rocket riparte la velocità della luce. Allora, prima cosa, ricuriamo la nostra squadra, composta almeno per ora soltanto da Pikachu. E perché dico per ora? Perché noi dovremmo catturare e seguire tutto quello che ha fatto Ash praticamente nel gioco. Quindi andiamo un po' all'esplorazione di questa fantastica cittadina. Allora, ok, non mi interessa. Qua che c'è? Una casa in cui non si può entrare, che è questa? Xanadu Nursery. Ok, non ci possiamo entrare. Allora, entriamo nel Pokémon Market e vediamo un po' cosa c'ha. Pokéball, noi ce ne abbiamo 5. Le pozioni ne compriamo 2. Antidoti ci serviranno, prendiamone 5. E paralizzanti altri 5. Ora io delle Pokéball, tanto so sicuro che come va, rimarremo sempre senza. Comunque, proseguiamo. Andiamo qua a sinistra, non so che cosa ci possa essere. Di solito c'era Gary, percorso 22. Vediamo. No, ok, Gary non c'è. Qua c'è un PJ, ma per ora non lo catturiamo. Lo vorrei catturare un po' più dopo. Che cos'è? Ah, ok, questo è l'Indigo Plateau, la strada. Pensavo che ci fosse anche Gary perché nei vecchi giochi si trovava. E però, allora, se andate a vedere il manga, bisogna ribatterci. Ah, ok, qui ci sono quelli del Team Rocket, così a caso. Ok, la palestra ovviamente è di Giovanni, no? E tanto si sa. Quindi proseguiamo verso il percorso 2. L'entrata alla Viridian Forest, ovvero la foresta di Viridian City. Vediamo un po' chi ci troviamo davanti. Un Caterpie a livello 5 maschio, tra l'altro. Quindi catturiamolo tipo tempo 0, perché ovviamente il primo Pokémon catturato da Ash è stato un Caterpie. Allora vediamo se lo possiamo catturare con una Pokéball senza indebolirlo di tantissimo. Se no veramente è una cosa bestiale. Vediamo, 1, 2, 3, perfetto. Catturato anche il nostro primo Pokémon, ovvero Caterpie. Caterpie che sarà... Io veramente ci ho pianto su Caterpie. Mi ricordo che ci sono stato male quando... lo vedrete tra un po'. Comunque sia, ci sono rimasto un po' male. Allora, vediamo un po' il nostro Caterpie di metterlo... Vabbè, non mi importa. Volevo mandare... Ecco, Caterpie davanti, vediamo un po' le mosse che ha. Ok, c'ha soltanto azione e mille bave. E vediamo un po', perché qui dovremmo trovare anche anche PJ, se non mi sbaglio. Ok. Allora, tra l'altro, e ora che ci penso, dato che mi sembrava ovvio, dato che dovremmo affrontare Brock, io pensavo che prima di affrontare Brock faccio un allenamento un po' fuori, tipo dal... come si dice? Dallo schermo. Vediamo un po' cosa si trova qua. Qua c'è una sfera, una Pokéball. E faccio un po' di allenamento tipo da me, così per allenare un po' Caterpie. Anche perché allora che diventa Butterfree ci vuole un po'. Che tra l'altro... mi sembra che
Metapod va contro, cioè usa Metapod contro Brock, non usa Butterfree, ancora non, vabbè, ho capito Butterfree, ma sei Dio buono. Non usa nemmeno Butterfree, perché ancora non si era evoluto. Comunque sia, vado a curare i Pokémon e poi torno. Ok, eccoci tornati, ho curato la squadra composta dai nostri elementi Pikachu e Caterpie. A questo punto proseguiamo, anche perché dobbiamo catturare il nostro PJ. Per ora qui appaiono tutti. Non ho voglia di affrontare Weedle, tanto so che mi avvelenano. E ovviamente, cioè, guarda. Ah, mi piace. Ne è andata male. Allora, proseguiamo. Dai. Ok, grazie. Proseguiamo a nord qua. Il percorso ovviamente è differente rispetto a quella del di rosso, eccetera, eccetera. Un altro Caterpie, questo non ce lo affrontiamo, perché ci serve la sua esperienza. Gliela rubiamo. Dai, grazie. E va bene. Dai, grazie. Perfetto. Caterpie sale a livello 6. Scendiamo giù. Uno strumento. Una pozione. Ah, ok, perfetto. Qua non c'è niente. Non sono riuscito a trovare, cioè, mi è apparso PJ, ma quando stavo andando a rincurare Pokémon e sinceramente di catturarlo fuori dal video non avevo molta voglia. Comunque sì, è una cosa interessantissima quanti Weedle ci sono, perché stanno comparendo. Boh, guarda, pensa, oh, finalmente un Caterpie. Allora, utilizziamo, ma dai, però, mamma mia. Volevo utilizzare un'azione, ma non ce l'abbiamo fatta, quindi usiamo direttamente una Pokéball, perché sono tranquillo che ce la facciamo, grandissimo. Bene, abbiamo catturato anche PJ. Allora, io direi che a questo punto, ma come? Ma non può fare un PJ8, ho appena catturato un PJ. E comunque si asce, comunque, cioè cattura PJ, non cattura PJ8. Comunque sia, vi ripeto che la parte la faccio terminare qui, così almeno nella prossima vi faccio vedere già alcuni Pokémon un pochino più allenati, anche se Caterpie a livello 7 si evolve, mi pare. Comunque sia, vi farò vedere un po' di Pokémon allenati nella dopo parte, perché ora dobbiamo affrontare questo Pidgeot. Allora, andiamo PJ, che secondo me ce la può fare contro questo Guido a livello 9. Usiamo azione. Di nuovo. Dai, sconfiggilo. Botto di punti esperienza qui. Tantissimi, ottimo. Quindi spero che questa parte vi sia piaciuta. Come al solito vi dico, votate, commentate e iscrivetevi. Ciao da 188. Ciao ragazzi.